buongiorno a tutti. Riposo, grazie. Signori ministri, signor capo di Stato Maggiore della Difesa, autorità, onorevoli, gentili ospiti che siete qui presenti, ragazzi, giovanissimi, siamo veramente felici oggi noi carabinieri di essere qui. C'è uno schieramento in armi possente con la bandiera di guerra del 12° il battaglione prossimo reggimento dei carabinieri che è a Palermo. C'è uno schieramento possente nel quale vedete dei baschi rossi. I baschi rossi sono quelli dello squadrone del riportato cacciatori Sicilia. Siamo felicissimi per questo. È una giornata importante per noi, è una giornata importante per lo Stato, è una giornata importante per la Sicilia. Nello schieramento vedete anche un'altra uniforme di colore diverso dal blu, che è quella dei nuovi carabinieri che dal 1° gennaio scorso abbiamo tra noi. È un'occasione questa, la prima così importante e formale, per presentare loro con noi. Grazie. Quindi una giornata felicissima. Oggi si costituisce all'interno di questa base che ci è stata resa disponibile dalle Forze Armate, dall'Aeronautica in particolare, e per questo siamo profondamente grati, un reparto che è analogo a quelli già esistenti in Calabria e in Sardegna da parecchi anni, perché si sono coperti in tutti questi anni di gloria per tutto quello che hanno fatto. In particolare l'anno scorso noi abbiamo qui impiegato in Sicilia a lungo aliquote dello squadrone riportato cacciatori Calabria. Ecco, hanno fatto un lavoro straordinario, splendido, e ci hanno rafforzato nel proposito di avanzare questa proposta al governo. Questa proposta è stata immediatamente accolta, gratitudine da parte nostra, ma io dico gratitudine da parte del Comandante Generale dei Carabinieri, ai Carabinieri che con il loro lavoro, con i risultati conseguiti, tutto questo hanno reso possibile. Brevemente, io so che questo squadrone farà altrettanto bene degli altri, così come il gemello della Calabria in particolare saprà fare il servizio che adesso compete per rotazioni, pattugliamenti, appostamenti, cinturazioni, interventi in situazioni più difficili, più complesse e, quando necessario, anche in situazioni di emergenza. Da qui in elicottero e in automobile raggiungeranno le varie sedi nelle quali li impiegheremo, prevalentemente sui Nebrodi, sulle Madonie e in altre aree meno densamente abitate, nelle quali più è necessario il tipo di controllo straordinario, specialistico, che essi sanno fare nei territori nei quali sarà più frequente il loro impiego, ferma restando la possibilità di essere impiegati anche in altre zone della Sicilia e in altre zone d'Italia, come oggi capita ai cacciatori di Calabria e a quelli di Sardegna che sono impiegati da settimane in Emilia, così come sono stati impiegati in altre circostanze, in altre situazioni. Grazie davvero quindi ai carabinieri, grazie all'aeronautica militare, alle forze armate, quindi ringrazio in particolare il capo di Stato Maggiore della Difesa che è qui presente, grazie alle autorità locali, alle autorità di pubblica sicurezza che hanno condiviso questa nostra iniziativa immediatamente e grazie alla signora Ministro della Difesa, al signor Ministro dell'Interno,
per aver immediatamente sostenuto e autorizzato questa iniziativa, per essere qui presenti a dare solennità grandissima a questo evento. Viva lo squadrone e riportato cacciatori di Sicilia, viva l'arma dei carabinieri, le forze armate, viva l'Italia. Grazie.